È un grande amico di Radio Bruno, quindi non poteva mancare i nostri microfoni. Francesco Renga, bentornato. Ciao, grazie mille per l'amico. Voi siete veramente degli amici. Come stai? Come state? No, ma come stai tu? Perché noi qua, come immagini, è sempre intervista, collegamento, ma in realtà siete voi i protagonisti, quelli che insomma si devono sudare la pagnotta. Sì, sì, guarda, è un Sanremo, partiamo subito, è un Sanremo strano, è un Sanremo un po' anomalo, è tutto molto, molto, molto nuovo anche per me che ne ho fatti ormai 9, però è sempre, sempre molto affascinante. Ieri sul palcoscenico la voglia era tantissima, nonostante non ci fosse il pubblico, me la sono goduta, avevo urgenza proprio di portare questa canzone, farla ascoltare, riabbracciare anche se così in maniera virtuale. E tutta la gente, il pubblico che in questo momento ha credo bisogno e voglia di un po' di leggerezza. E hai deciso di farlo portando una canzone, non voglio che tu lo intenda come termine dispregiativo, ma classica, no? Di quelle dove che a un certo punto fai esplodere la voce come solo tu sai fare. È una scelta ponderata, sì. Perché? Assolutamente, assolutamente, è una scelta ponderata perché volevo fare una summa di tutto quello che è stato il mio percorso artistico in questi 30 e passa, ahimè, anni di lavoro, di canzoni, di scrittura. È una canzone che parte da una scrittura in realtà molto contemporanea, moderna, molto ben radicata in quello che è il panorama musicale italiano oggi, però con quelle, appunto, come dici tu, quell'apertura classica che invece è un eco di quello che è stato il mio periodo, il mio primo periodo. E devo dirti che in realtà dentro ci sono anche delle note, se vuoi, di quel periodo ancora antecedente, che era quello dei Timoria. Quindi è una canzone molto che riassume tutto il presente, il passato, e ci sono anche ovviamente in nuce i semi per il futuro. Una canzone molto impegnativa in realtà dal punto di vista della realizzazione e anche come dire, vocalmente. È una canzone che mi impegna parecchio. Tanto impegnativa che, se ho capito bene, non farà parte di un album vero e proprio, ma ha intenzione di rilasciare singoli, un po' come poi va, diciamolo, di moda adesso, nel senso poi magari arriva l'album dopo, sì. Però fino a quest'estate. È proprio così, nel senso che io ho un po' abbandonato l'idea di album, anche perché avendone fatti veramente tanti, se li conto non so nemmeno quanti sono alla fine, l'album è sempre, tutte le volte che finisco il progetto di un album, di un disco, c'è qualcosa che non entra poi nel disco, ed è quasi sempre l'ultima cosa che è stata fatta, l'ultima cosa, diciamo, la più rappresentativa di quel momento. Quindi invece, anche per quello, per come è cambiato il mercato, la fruizione della musica in questi anni, credo che sia molto più efficace fare uscire dei singoli sotto un'urgenza espressiva e comunicativa che sia più del momento, più del presente, dell'oggi. Quindi farò uscire delle canzoni, sto lavorando a diverse canzoni, ovviamente, che ogni volta che avranno bisogno di essere ascoltate, ogni volta che io avrò bisogno di condividerle, usciranno. Poi alla fine di questo percorso, quando deciderò che sarà terminato e concluso, probabilmente ci sarà anche, ovviamente, una raccolta, un album, chiamiamolo come vuoi, però ecco, adesso l'orizzonte è quello di lavorare step by step. Quindi rincuoriamo i tuoi fan tranquilli, Francesco vi regalerà tanta musica, lo farà nel momento esatto in cui la canzone è giusto che esca, questo è il fatto. Sì, esattamente. Esattamente, ho i cassetti pieni di canzoni che nel momento in cui erano state scritte reputavo le migliori e poi non sono più entrate in nessun progetto, proprio perché come dire, quella che arriva dopo sostituisce quella che avevi pensato essere la migliore prima. Quindi è un po' un modo diverso di lavorare, però credo che sia in questo momento, per tutto quello che ho detto, anche il modo migliore per fare questo mestiere. Passiamo al fatto che, esco un attimo dal discorso canzone Sanremo, avevi fatto un voto legato ai tuoi famosi e invidiati dai colleghi, ma non solo, capelli meravigliosi. Tu avevi detto, lo ricordo molto bene, poi ti seguo anche sui social, primo concerto, sì, tagli i capelli. Poi cosa è successo? Li hai un po' spuntati, guarda che ti abbiamo scoperto. No, li ho spuntati, e come se li ho spuntati? Li ho spuntati, ma ho preso l'occasione di questo Sanremo. Non è esattamente un concerto, però è
un accendere i motori. Tu sai che c'è anche una tournée che ho pensato, immaginato, voluto, soprattutto per dare un orizzonte, un po' di speranza anche a tutti gli addetti ai lavori, quelli che danno la possibilità ad ognuno di noi di fare i concerti. Quindi parlo dei miei musicisti, parlo dei fonici, dei tecnici, di tutti quelli che sono ormai da troppo tempo fermi. Quindi ho pensato questa tournée, una tournée che speriamo di poter fare, ovviamente, però ho interpretato questo Sanremo un po' come una scusa anche per tagliarmi i capelli, perché ero veramente diventato inguardabile, sembravo cugino Hit, e non era il caso di venire a Sanremo così conciato. Ah, sei sempre bello, dai, non fare il modesto. Comunque ti perdoniamo, quindi, per non aver rispettato, diciamo, al 100% questo Grazie. Voto. Arriviamo alla serata di giovedì. Cosa ci dobbiamo aspettare? Sì. Giovedì è un momento, secondo me, magico. Per me lo sarà sicuramente, nel senso che giovedì porto una cover, una canzone bellissima, una canzone portata al successo da Ornella Vanoni, Una ragione di più, una canzone scritta da un grandissimo autore, anche se non mai troppo come dire sottolineato, che era Mino Reitano, insieme a Califano. Una canzone che canterò con un giovanissimo talento che ho seguito in tutto il suo percorso a X Factor, programma che poi ha vinto. Pensate che è all'età di mia figlia, quindi è veramente molto molto giovane, e credo che sia un connubio perfetto, perché lei ha, come dire, una stella nascente. Volevo che mi accompagnasse in questa avventura, volevo dare, come giusto dare ad ogni talento che si sta schiudendo, un'opportunità come quella di fare una serata sul palcoscenico dell'Ariston. Quindi sarai accompagnato da Casa di Lego, lo dico solo e esclusivamente Lego, per chi non dovesse aver seguito X Factor. Elisa Casa di Lego, però bravissima, dato, talentuosissima. Ma hai dato un gancio riguardo a tua figlia, perché voglio sapere che cosa ti ha detto in merito al brano di Sanremo, perché so che, insomma, a casa sono abbastanza... Sì, lei, questa è una canzone che in realtà l'ha convinta, non so se veramente a pieno, perché lei vorrebbe addirittura che mi spingessi ancora un po' oltre, però ha capito lo sforzo di riuscire a legare la mia vocalità, quella che hai detto tu essere una vocalità comunque di derivazione classica, con una scrittura più contemporanea e più moderna. Credo che abbia capito esattamente qual è stata la mia idea, la mia operazione, e dal punto di vista artistico credo che sia una delle canzoni che le piace. Prima di lasciarti andare, perché so che sei molto impegnato, l'altra mattina, direi forse due giorni, lunedì credo, seguivo le tue stories su Instagram. Ho visto, e volevo quindi esserti io d'aiuto, e ti ho visto in difficoltà sul fatto del tasto tieni premuto. Eri in difficoltà, perché a un certo punto va via. Allora, sono qui per aiutarti, caro Francesco. Esiste la modalità in cui tu schiacci e rimane premuto, e tu puoi fare 4 stories in fila, 15 più 15 più 15 più 15, e togli il dito. Cioè, sì. Ah, lo tolgo proprio. Lo togli. Quindi, il dito. Schiaccio. Sì, rimane per un minuto. L'anzianitudine è una brutta cosa, lo stavamo dicendo prima Lionello, ma anche io sono sulla brutta strada. No, è che sai, noi fan vogliamo vederli i tuoi contenuti, se ti parte il dito non riusciamo a vedere, quindi bisogna... Allora, dopo ci provo. Voglio sapere se ci riesci, ti seguirò nelle stories per vedere. Grazie mille, Francesco Renga, per essere grazie stato con voi, noi. Grazie a te, ciao a tutti, ciao, grazie. Sanremo 2021 in collaborazione con Biper Banca, Enka Plast Packaging Solutions, Audi Zentrum Modena Schiatti Motor, ODS Giocattoli, Cantina di Quistello dal 1928, Supermercati Famila, con noi sei in famiglia, e Marluri Caricamore.